in collaborazione con Antica Cantina, l'Osteria delle Donne. È con particolare soddisfazione che oggi sto qui a presentare la seconda edizione di questo connubio tra l'Associazione Teatro Stabile, Associazione Tema Teatro Stabile Innovazione e la Scuola di Musica Adriano Casasole. Voi sapete che in questi anni abbiamo contribuito in maniera sostanziosa a tutte e due le associazioni, sia alla Scuola di Musica che al Teatro Mancinelli e all'Associazione Tema. Un contributo transitorio e del tutto straordinario, perché siamo venuti incontro alle esigenze di queste due associazioni, visto che il Comune di Orvieto non poteva più sopportare le erogazioni che dava in precedenza. Questo perché riteniamo che è un patrimonio importante, ma non soltanto per la nostra città, ma per tutto il nostro territorio. E quindi è con grande soddisfazione appunto che vediamo questa collaborazione. Queste due, diciamo, importanti strutture culturali della città hanno proprio potuto vivere grazie a quello che è stato fatto dalla Fondazione. Altrimenti sarebbe stata, non dico inevitabile, la chiusura, perché questo non è vero, ma ci sarebbe stata una riduzione spaventosa della sua attività. Ora, le attività che sono legate sia alla scuola che al teatro sono attività importanti per la città. Uno più, diciamo, per i suoi aspetti turistici, che è quello dell'Associazione Tema, perché gestisce manifestazioni di grande richiamo nella città, che come Umbria Jazz, Umbria Folk, anzi, proprio aver amplificato e aumentato il numero delle manifestazioni che ha fatto l'Associazione Tema ha consentito il superamento della cassa integrazione e così via, tutte quelle cose che già sono state dette e scritte e che voi conoscete. Dall'altra parte invece l'importanza tutta invece culturale, tutta locale, per la crescita dei giovani. Non è pensabile che una città non abbia una scuola di musica di livello medio-alto. Non è pensabile. Una cosa che mi è venuta sul titolo che è stato scelto quest'anno, che è Condivisioni. E io come direttore della scuola spererei che questa condivisione che è nata con la fondazione, questa condivisione di intenti possa seguitare, che è la cosa che più un pochettino ci preme un po' a tutti. Speriamo che possa andare avanti. La scuola di musica ancora sta diciamo cercando un suo futuro, ma insomma le premesse sono tutte buone e nonostante tutto i miei colleghi sono stati contentissimi di aderire a un'iniziativa che ci permette di suonare nello splendido ridotto del Teatro Mancinelli, che è una perla. Molto velocemente il primo appuntamento, che sarà quello di apertura di sabato 22, Rita ed Elisa, Rita Graziani e Elisa Casasoli sono due colonne della nostra scuola e il duo che loro formano, loro singolarmente sono delle ottime strumentiste, ma questo duo è interessante, ha già fatto tante belle cose e i loro programmi sono ampi e quest'anno presenteranno due autori francesi, Polanc e Milo, e altri due autori, Casella e Rota. Sono sempre interessanti i loro concerti perché in genere il loro repertorio è sempre un repertorio che riscopre delle pagine non conosciutissime. Per chi vorrà venire, ad esempio, io non la conoscevo, l'ho sentito durante le prove, il brano di Rota è un brano splendido e senz'altro uno dei compositori dimenticati. Il 5 aprile ospitiamo un trio chitarristico che va per la maggiore, i Bartender. Uno dei partecipanti, maestro Tardiolo, insegna nella nostra scuola. Tra le tante cose che hanno fatto è stata la partecipazione al Sanremo dello scorso anno,
all'interno degli eventi collaterali, ma comunque per chi segue le iniziative di musica leggera del nostro territorio sa che si tratta di uno dei gruppi più acclamati, e in questa occasione presenteranno l'ultimo CD, che è questo Recycled Music, nel quale loro presentano il programma che anima la loro attività, che è quello di non proporre musica nuova, ma cercare di restituire con una veste un pochino più moderna dei capolavori del passato. Ecco il termine di musica riciclata. Abbiamo la seconda parte di un progetto dello scorso anno che riguarda la musica argentina, con un altro docente della scuola di musica, il maestro Tavolaro, argentino di nascita, intorno al quale si crea un programma in due parti. Nella prima parte il maestro Graziani e il maestro Brufani, con me al pianoforte, presenteranno Le quattro stagioni di Piazzolla, un altro capolavoro non conosciutissimo. Nella seconda parte il maestro Tavolaro, la signora Aida Albert, che è una delle voci più belle d'Argentina, come è stata definita dal Clarín, che è uno dei quotidiani più letti in Argentina, e sempre con me, che ho la fortuna di accompagnarli al pianoforte, proporremo un repertorio di brani di autori argentini, da Guastavino a Ramirez a Piazzolla. Per ultimo, io qui nuovamente ringrazio il direttore, perché abbiamo inserito in questa mini stagione un gruppo di allievi, che sono quelli che frequentano il laboratorio di pianoforte a quattro mani. Avremo, grazie alla solita eccezionale disponibilità del Teatro Mancinelli, che negli anni ha imparato a sopportarmi tantissimo, avremo la possibilità di provare, ed è per noi una cosa eccezionale, due pianoforti contemporaneamente. Ci sarà un pianoforte, che è quello solito, il bello Steinway, che sta ridotto. Poi siamo riusciti ad avere un secondo pianoforte, e questo permetterà, l'abbiamo fatto solo qualche anno fa, di proporre delle musiche scritte per due pianoforti contemporanei. In questo concerto io sarò affiancato da tante delle mani che frequentano il laboratorio di pianoforte a quattro mani, e ci saranno anche ragazzini di 8, 10, più i ragazzi più in gamba che già conoscete di Orvieto.